Alessandro Paci e Massimo Ceccherini dal Teatro Verdi di Montecatini Terme con gli Arrocchettati. Buonasera. Innanzitutto ci siamo già visti noi, se non sbaglio. Sì, l'altra sera. In diretta? Il suo fidanzato c'è oggi. Allora, a che ora vai in onda? Durante il giorno. Sì, ho capito, ma in che canale? Telemontecatini. Allora, Montecatini? Posso dire la mia? Sì, certo. Allora, Telemontecatini già mi ispira poesia, ovvero Montecatini, amore, tenerezza, russe e... mi fermo. Noi siamo qui a Montecatini, vi ringraziamo di questa intervista. Sì, anch'io vi ringrazio molto. Sì, no, volevo presentare anche degli ospiti che abbiamo stasera. Noi facciamo gli Arrocchettati stasera al Teatro Verdi. Abbiamo il Mugnaini, un grande attore valdarnese. Si dice valdarnese? Infatti io mi dovevo chiamare Donato. Io non ho capito un cazzo, puoi ripetere? Poi abbiamo il nostro. Signori e signori, Mugnaini dirà per voi una sua lirica. Prego, maestro. Io mi dovevo chiamare Renato perché attore nato. Sono cose belle. Ma non andranno in onda. Sì, vanno in onda. Prego. Va tutto. Comunque grazie di questa vostra partita. Aspetta, io voglio sentire una cosa sua. Un attimo, ti dico sempre la solita. Non dire nulla, perché tanto tutte le cose che dici sono veramente, fanno proprio... No, non è vero, scherzo. Se Dio l'ha fatto il letto andando pesce. Come lei? Comincia a dire. È bello finire, la barzelletta alla rovescia comincia a dire. Stasera ci fate vedere di bella. Uno spettacolo alla rovescia. Ma lei non entra in questa intervista? È scappato. Non hai chiesto nulla. Oh, scusate, io devo andare a preparare le ultime cose. Stare un'ora. Buon lavoro. Grazie a tutti. Stasera. A dopo. Tutti i telespettatori di Montecatini, vi saluto. Ora lui è timido. No, devo andare a preparare la roba. Vai, manca 5 minuti allo spettacolo. Sarà uno spettacolo. Come avrete capito, è uno spettacolo molto drammaturgico, molto... Scusate, ehi, Milfettone. Hanno creduto. Spettacolo molto carino, molto bello, che è Telemontecatini. Ora, se io sapessi il canale, potrei dire a mia madre, comunque, anche se non lo so, io vorrei dirvi solo una cosa, che c'è? C'è l'Equitalia che mi guarda male, io non ho debito. Buon per te. Noi vi amiamo, e che dire? Viva la passera! Lei è d'accordo? Sempre. Mi sembra una bella chiusura. È giunto il momento di andare a vedere qualche stralcio dallo spettacolo. Mi state divertendo? Alti e bassi? Signori, volete aprire una... Opa! Questo è una verità. Ma io, guarda, ormai posso anche pompare tanto. Tra l'altro vi annuncio che a marzo, primo marzo, inizierò su Rai 1 a condurre 1 mattina. No, veramente, esco da night, ma direttamente proprio. Un bel applauso, di vera. Voglio molto bene. No, mi sono emozionato per quello che sto facendo. Allora, Cuccio Rotti, Ho capito. Allora, Luce, tiralo fuori. Guardami, masturbati! Signori! Ma rivoltarci, non si fa, non ci vedo! Non ci vedo! Grazie tu, è un po' per il cazzo mio! Io dicevo... Aspetta, scusi, io non ho paura come loro. Mi hanno detto che lei è un mezzo criminale. Sul criminale non ci credo, ma sul mezzo. Giulia Nino, buon applauso. Scusa un attimo, signori, lo spettacolo mi sembra bello, però purtroppo Paci manca una cosa che io sto cercando, me ne vado. Ti sapevo, lei. No, me l'avevo promesso. Posso accettare tutto? Ma no, se manca tu mi sembra. No, io me vado, spengi tutto, scusa, spengi tutto, non mi fai niente, spengi, spengi. Se non c'è una cosa, no, me ne vado.
cricri. E così, nel tripudio del pubblico per il grande Carlo Monni, si conclude il nostro speciale dal Teatro Verdi di Montecatini Terme. E vogliamo ricordare con questa occasione che il Teatro Verdi ha dei bellissimi appuntamenti questo anno. Grazie per averci seguito.